L'elefante Soliman è stato un regalo perché all'epoca gli Aspurgi amavano darsi dei regali con animali esotici. L'elefante Soliman è passato a Bressanone nel suo lungo cammino dal Portogallo, ha passato per la Spagna, poi da Genova è andato a finire fino a Vienna e qui a Bressanone si è fermato per 2 settimane, si è fermato qui proprio perché allora c'era già un ostello. Una leggenda un po' carina riguarda la città di Trento e si dice che gli hanno costruito un grandissimo elefante e hanno fatto proprio quando è arrivato Soliman a Trento grandissimi fuochi d'artificio. Dobbiamo pensare che c'era il Concilio di Trento allora, e però l'arrivo dell'elefante era così straordinario che tutta la popolazione ha seguito questo arrivo e non il Concilio. Sin dall'inizio abbiamo voluto creare uno show che duri più anni e così il Sogno di Soliman è stato creato e pensato come trilogia, cioè il Sogno di Soliman 1, 2 e 3, e pensiamo al fatto che già l'anno scorso oltre 50.000 persone l'hanno visto e speriamo sicuramente che anche quest'anno questi 50.000 tornino e qualcuno che non l'ha visto vedrà il Sogno di Soliman 2 e dopo vedremo l'anno prossimo il grande finale.